Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Perdonate il ritardo per l'uscita di questi video, ma come ho già spiegato, ho avuto dei lavori di manutenzione qui nelle strade, dato che ci sono state le elezioni, no? Quindi sapete un po' come funziona questa cosa. E quindi sono stato senza corrente elettrica fino a questo momento in cui sto registrando il video. Detto ciò, in via del tutto eccezionale, proprio dal fatto che comunque sia già mezza giornata è passata e quindi le news probabilmente non vi interessano o comunque non interesseranno alla maggior parte della gente, farò una cosa che solitamente non faccio, ovvero un unico video per parlare velocemente delle news e parlare poi direttamente del nuovo banner, che penso sia la cosa che a tutti quanti interessa di più. Partiamo dalle notizie. Abbiamo una nuova informazione data appunto da oggi pomeriggio, dove praticamente avremo una nuova quest per quanto riguarda il training dei nostri personaggi, ovvero la character experience numero 8. Ovviamente col fatto che i nostri personaggi adesso arrivino ad un livello più alto, quindi già parliamo di livello 80, è ovvio che il gioco sta parando un attimino i colpi, perché effettivamente farmare anche con il character experience numero 7 era troppo basso come ammontare di esperienza, e quindi nuova difficoltà. Andiamo avanti con il secondo banner Step Up, stesso banner come quello di Zack e Cloud, due giri loop per quanto riguarda lo Step Up, con prima multisummon gratuita, quarta e sesta, se non mi ricordo male, gratuite, mentre invece nella 3, nella 5 e nella 7 abbiamo il decimo slot con arma 5 stelle garantita, dove si possono trovare anche le armi del crossover. Quindi se volete pullare su questo crossover, o comunque volete fare un giro o due giri di step up, secondo me non è una cattiva idea. Successivamente, campagna del crossover volume 2, attiva da questo momento, o per meglio dire da questa mattina, all'interno del gioco, dove abbiamo nuove ricompense che si possono ottenere da dentro l'evento, nuovo login bonus come regalo che ci viene dato dal gioco, ovvero 3000 gemme così belle schiaffate in faccia direttamente, e poi il bonus login che avremo nel giro di questi giorni, ovvero di 5 giorni a partire da oggi, dove avremo in totale 1500 gemme. Infine abbiamo anche le missioni che potremo effettuare all'interno di questa fase del secondo crossover, dove otterremo un totale di 1500 gemme e anche qualche ticket da poter lanciare. Ovviamente abbiamo anche Eris e Tifa che possono raggiungere il 200%, il 200% per quanto riguarda i personaggi di Tifa ed Eris, per quanto riguarda l'incremento dell'esperienza che possono ottenere, e ovviamente quindi sommato anche al periodo che ci consente in un modo sia di crossover ma anche di level up dei nostri personaggi, abbiamo praticamente un totale del 400%. Quindi se siete rimasti indietro nel livellare Tifa ed Eris, questo è un ottimo momento. Il banner lo andiamo a trattare tra poco. Insieme a tutto ciò è uscito anche il Battle Ranking, una delle modalità più belle a mio avviso che sono presenti all'interno del gioco, perché hai la competitività del Ranking Dungeon senza lo sbattimento del Ranking Dungeon. Quindi battaglie singole che vi consentiranno di dare il tutto per tutto in una battaglia all'ultimo sangue, dove il punteggio più alto vi verrà considerato come record per entrare in classifica e confrontarvi con gli altri personaggi, mentre invece tutti quanti gli altri punti verranno accumulati per delle ricompense complessive. Quindi bisogna comunque raggiungere un tot di punti totali, che in teoria dovrebbero essere circa 1,5 milioni, mentre invece tutti gli altri record, tutti gli altri punteggi che riuscirete ad ottenere tramite i tre fattori principali, ovvero danno in un'unica hit, tempo di conclusione della battaglia e danni subiti. Questi sono, diciamo, i tre fattori che vi consentiranno di avere un punteggio più alto e quindi poter ovviamente competere con gli altri personaggi, o comunque in generale con gli altri giocatori più che personaggi. Quindi modalità molto 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 figa, e tra l'altro vi annuncio anche che noi la faremo stasera. Stasera sarò in live, ovviamente c'è gente che pullerà sul banner crossover, quindi avremo modo di vedere altre pull. Io forse andrò a pullare sull'arma di Eris, forse farò soltanto
i primi 6 stamp. Vediamo un pochettino come mi gira, però ovviamente ci sono anche altre persone che hanno aspettato questo momento per potersi dedicare e pullare sul crossover, quindi questa sera sarà comunque una serata abbastanza ricca, quindi vi invito ovviamente a partecipare sul mio canale Twitch che trovate sotto nella descrizione. Oddio, sono uscito per sbaglio. Successivamente abbiamo, sì, abbiamo l'aggiunta della nuova battaglia. Quindi adesso abbiamo anche il Rathalos d'argento che è stato inserito all'interno del crossover, nuovo boss, ovviamente nuove meccaniche. Inoltre abbiamo anche una nuova arma free to play di Glenn che non ci è stata minimamente detta o comunque non ci è stata minimamente accennata durante le live e durante tutto ciò che abbiamo discusso in precedenza a questo crossover. Quindi non mi aspetto che ci, cioè mi aspetto anche che ci sia una parte 3 nascosta e che non ci hanno detto niente, però va bene, lasciamo perdere, dove abbiamo la possibilità di ottenere dei nuovi oggetti, quindi le scaglie bianche, i fogli bianchi, proprio per permetterci di scambiarle con i nuovi oggetti, che sono ticket, weapon parts di Glenn, memories per quanto riguarda Tifa e Glenn, eccetera eccetera. Nuovo boss, il Silver Rathalos, debole a tuono e acqua, quindi non so, magari una terza parte con un personaggio acqua? Chissà, vedremo. Ovviamente anche in questo caso il Rathalos ha la stessa meccanica, quindi attacchi magici per ridurre la stability e quindi atterrare il Rathalos e poi ovviamente danni acqua e tuono magico fisico per ovviamente battere il nostro avversario. Tifa ed Eris, così come Cloud e Zac, avranno la possibilità di raggiungere fino al massimo del 100% di boost per quanto riguarda il drop rate degli oggetti durante le coop o durante il farming in solo. E poi ovviamente ci sono i nuovi equipaggiamenti di Tifa ed Eris che andiamo a discutere a tra poco. Anzi, direi che possiamo andare a discutere adesso. Banner di Tifa ed Eris. Quindi per chi è interessato al banner di Tifa ed Eris può cominciare a vedere il video da qua. Banner ed Eris, cioè banner di Tifa ed Eris, secondo me particolare. Mi sarei aspettato due banner divisi, se devo essere sincero. Invece hanno fatto un unico banner e vi spiegherò anche il perché. Innanzitutto parliamo delle armi. Armi di Tifa, ovviamente come già predetto, grazie al Kirin, essendo una creatura di tipo tuono, abbiamo appunto i Kirin Gloves che sbloccano l'attacco Spiral Lemon Strike. Quindi 940% di danno tuono magico sul single enemy, quindi nemico singolo, che incrementa l'attacco magico se gli HP sono almeno al 50%. Quindi Tifa fa praticamente una cosa molto simile ai Bunny Gloves, solo che in questo caso aumentano i danni e aumenta anche la potencies, perché praticamente prendiamo un attacco mid a partire da subito, quindi una potencies di attacco mid fin da subito. L'arma di Eris invece era quella che tutti quanti un po' aspettavano, avendo visto che comunque Eris era rimasta un po' indietro come supporto. Matt ha preso comunque tante armi interessantissime durante questo periodo, però Eris adesso risponde. Eris risponde aumentando l'attacco fisico di tutti gli alleati, curando nel frattempo del 7% ovviamente per quanto riguarda l'healing potencies in generale, e aumenta anche la difesa magica se gli HP però sono superiori al 70%. Quindi arma, un'altra arma di Eris 2 in 1, quindi aumento attacco fisico e aumento difesa magica, che per contenuti endgame è molto 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 valida, soprattutto per le summon, tengo a specificare, e quindi mettiamola un attimo da parte. Mentre invece per quanto riguarda i costumi, come predetto, come era assolutamente prevedibile, abbiamo una Tifa con la Kirin Suite che le consente di avere un boost ovviamente Magic Ability Potencies in Mastery, quindi diciamo che questo è un buff come quello che ha Sephiroth con il Protectors, con l'abito del Protector, quindi è un buff che va al di fuori dell'abilità magica normale, quindi va a staccare, quindi potete buildare la vostra Tifa, in questo caso proprio magica, bella, potente, e poi il Living Blade Arcanum, quindi secondo Arcanum di tipo tuono, che in questo caso però è magico, quindi abbiamo uno Zac Arcanum fisico e Tifa Arcanum magica. L'arcanum magico di Tifa ormai sta prendendo un bel piede, peccato che sono degli elementi che comunque io già bene o male possiedo, a parte l'acqua, però fondamentalmente parlando è un altro arcanum.
Mentre invece per quanto riguarda Eris abbiamo il Kamura Dress, che boosta Healing e boosta il Buff, Debuff, Extension e Potencies. Quindi abbiamo appunto l'estensione e la durata e anche la potenza degli effetti dei buff grazie a questo vestito. Un vestito che, se devo essere sincero, non mi piace al 100%, ma adesso lo andiamo ad analizzare nel dettaglio. E ovviamente abbiamo le armi eccetera che danno il boost per quanto riguarda il farming dell'evento di per sé, quindi c'è un ottimo farming dietro, un ottimo boost per quanto riguarda il farming. Ma andiamo al banner, perché è importante qui concentrarsi ovviamente sui dettagli. È importante concentrarsi sui dettagli perché ovviamente dobbiamo analizzare quelli che sono i vestiti e le armi anche in ottica futura. Oggi è stato bello anche perché abbiamo comunque potuto un pochettino discuterne su Discord, su Telegram. Ho visto comunque che i ragazzi hanno detto la loro, si sono scambiati opinioni. È bello quando succede questo, perché appunto è comunque bello sempre confrontarsi, avere modo di scambiare le idee. È una cosa che a me piace tanto, quindi io sono sempre disponibile nel fare questo brainstorming continuo con tutte le persone che mi stanno accanto, che mi seguono o che comunque guardano i miei video. Partiamo da Tifa. Tifa prende il Boost Magic Ability, che in questo caso, come potete vedere, abbiamo praticamente l'attacco in stance, in questo caso c'è che aumenta praticamente la mia potency se stiamo in stance d'attacco, e devo effettivamente rettificare perché non è la Mastery. Questo è Boost Magic Ability e basta. Quindi stacca con quello delle altre armi, non è come quello di Sephiroth, perché quello di Sephiroth è una Mastery, è Boost Magic Ability Potencies Mastery, ovvero un buff che va a prescindere, è un buff che stacca di per sé. Questo invece no, questo fa parte del Boost Magic Ability, che in teoria è una comodità, perché vi consente comunque di buildare Tifa magica più facilmente. A prescindere dal fatto che sia comunque tuono o anche non elementale. Cioè, vi conviene da un lato perché potete buildare Tifa non elementale o comunque Tifa magica in modo molto più semplice. Però non è Mastery, quindi errore mio, che adesso ho fatto bene a guardare qui, proprio in questa occasione. E poi, ovviamente, Living Blade Arcanum, che aumenta il danno tuono del 35%. Quindi è ovvio che se vi serve un DPS magico tuono, Tifa fa il caso vostro. È vero che chi gioca dall'inizio possiede Cloud, anche se fisico. C'è Zac adesso, anche se fisico. Però sono comunque due DPS decisamente validi. Invece, per quanto riguardava il costume che vi dicevo prima di Sephiroth, vi faccio vedere qual è la differenza. Ora qui, ecco, mettiamo un attimo Sephiroth, perché come potete vedere lui possiede nel suo Lethal Style, che comunque è appunto la sua divisa da Limit Break, possiede il Magic Ability Mastery, che effettivamente ha un simbolo diverso. E come potete vedere ha un buff che è praticamente a parte. E questo stacca con l'Ability Magica. Però il vestito di Tifa è Ability Magica, quindi lo stesso buff che noi ritroviamo anche nelle armi. Quindi giusto aver in un qualche modo sottolineato questa differenza, perché sono buff che non staccano, sono buff che si accumulano, ma una volta arrivati al massimo è tutto spazio sprecato. Per quanto riguarda Eris invece abbiamo il Boost Healing e il Buff Debuff Extension Plus, dove il Boost Healing ovviamente abbiamo lo stesso buff che possiamo ottenere anche dalle armi, e il Buff Debuff Extension, che invece è una cosa a parte in questo caso, perché come potete notare abbiamo il buff unico che praticamente permette di incrementare l'Effect Duration Extension del 60%. Quindi l'estensione del nostro buff e debuff in questo caso quando vengono estesi, quindi non quando vengono messi, fate attenzione perché questa è una cosa molto importante. Quindi quando noi li rinnoviamo e quindi li estendiamo rispetto al termine normale, incrementiamo l'estensione del 60%. Quindi quando vedete che i vostri buff cominciano a lampeggiare, rifate i buff e quindi dureranno un po' di più. Serve a questo. Quindi è un vestito che, sinceramente parlando, a me non piace. Perché? Perché il boost healing, sinceramente, in un vestito, se non accompagnato da HP, lo trovo completamente inutile.
Mentre invece per quanto riguarda il vestito con il buff debuff extension plus, a me sinceramente conviene di più rinnovare il buff piuttosto che estenderlo. È vero che io qui posso mettere un 60% e posso tenere tra virgolette i miei personaggi permabuffati, ma personalmente parlando, sprecare la TB per sprecare la TB, io preferisco rinnovare direttamente il buff che di base mi dura di più. Quindi è un vestito che sinceramente a me non piace. Letteralmente è un vestito che proprio skipperei a mani basse, perché ci sono vestiti di Eris che sono molto meglio. Per giunta abbiamo anche quelli free to play, dove abbiamo appunto HP e cura o difesa magica e cura, che sono fondamentalmente le cose che ci interessano di più quando andiamo a buildare. Il buff, debuff extension, personalmente parlando, in un vestito non mi interessa. Se lo metto come sub weapon giusto per darmi una mano magari nei momenti di difficoltà, allora va bene, ma qui no, non ci siamo proprio. E anche il boost in healing sinceramente non mi va giù. Per quanto riguarda invece le armi, dobbiamo vedere il fatto che diciamo a tier normale, comunque anzi a potenziamento normale, senza overboost potenti eccetera eccetera, abbiamo un 520% di base con incremento della potenza magica low iniziale e max potency mid. Quindi abbiamo praticamente una versione dei Bunny Gloves però tuono. Fondamentalmente è la stessa identica cosa, siamo giù di lì. Ovviamente Refined Abilities, Boost Magico e Boost Lightning un po' bassini, come Zac, che ha quel maledetto difetto di avere le Refined molto basse, che ti costringono in un certo senso a equipaggiarle come armi principali, perché altrimenti perderesti troppi bonus. E poi ovviamente invece con la stella rosa, quindi ad overboost 6 e in più, abbiamo un 780% con il potenza magica di attacco che diventa mid, ma sempre con potenza mid. Anche al massimo abbiamo sempre mid, quindi overboost 6, overboost 10 non modifica la potencies della nostra, diciamo il buff della nostra potencies. Non è che sia tutto sto granché. Effettivamente parlando, comodo il fatto che si possa potenziare, ma meno comodo il fatto che comunque non possa avanzare il potenziamento, quasi come a farti sprecare le barre ATB, senza considerare il fatto che le Refined sono estremamente basse. E sinceramente parlando, avere un 27 che diviso 2 diventa praticamente 13, perché si va in negativo, non mi dà praticamente nulla. Letteralmente 13 punti sono quasi niente se è considerato come sub weapon. Per quanto riguarda le support materie, ovviamente abbiamo boost attacco magico, ovviamente classico, e il boost di sigillo X, che va benissimo per questo evento, proprio perché in questo evento si richiede il sigillo X, ma è ovviamente un boost come un altro che si può sfruttare in tantissime occasioni. Arma che non sembra neanche da collab. Se devo essere sincero, è un'arma che non sembra neanche da collab. Potrebbe essere utile, potrà essere utile, chissà, magari sì, ma personalmente parlando, per quello che fa e per come lo fa, non mi sembra neanche tanto un'arma da collab. Discorso diverso invece per me, ovviamente, per quanto riguarda la Kamura Wand di Eris. Questa secondo me è il motivo per il quale hanno messo Tifa ed Eris assieme nel banner, proprio perché per chi vuole pullare Tifa, o comunque scusatemi, per chi vuole pullare Eris, potrebbe ritrovarsi l'incognita di Tifa e quindi di conseguenza si ritrova a maxare Tifa piuttosto che Eris. Ecco perché non hanno messo i banner separati, perché il banner separato tra Tifa ed Eris, io ovviamente sarei buttato a pesce sul banner di Eris. Il banner di Tifa, se fosse stato singolo, non l'avrei neanche guardato. Ecco perché li hanno messi insieme. Hanno dovuto darti la scusa per poter pullare Eris e soprattutto ti hanno dato la scusa per poter pullare Tifa, perché Tifa sinceramente non sembra neanche un PG da crossover, detto sinceramente. Discorso diverso invece per Eris. Perché discorso diverso? Perché abbiamo un'asta che già senza overboost e senza niente aumenta l'attacco fisico di tutti gli alleati in potenza mid e potenzia anche la difesa magica di tutti in potenza mid già da subito, senza troppi overboost, senza troppi giri di parole. È vero che comunque avere gli overboost aiuta soprattutto con le statistiche, ma anche averne uno o due giusto per farla funzionare, giusto per farla girare, va benissimo, senza considerare il fatto che come Refined gli HP messi lì sono ottimi. Che vedete la combo che vi dicevo io, HP insieme a buff debuff extension, sinceramente parlando ci sta. Secondo me è una combo che ci sta, ma healing con il buff debuff
sinceramente non mi piace più di tanto. È anche vero che quest'asta come support materia possiede praticamente una cura all e una cura centrale, e queste sono due slot ottimi, perché vi consente di avere una cura da sfruttare su tutti e una cura da sfruttare singolarmente nei casi di necessità estrema. Guardate anche i combattimenti in endgame, dove c'è Leviathan che shotta uno, Ifrit che colpisce uno, Shiva che colpisce uno singolarmente. Quindi è un'arma questa, secondo me, studiata e pensata proprio per dare una mano contro le summon in endgame, perché potenzia l'attacco fisico e secondariamente vi dà anche il boost di difesa magica di base mid. Nel momento in cui arriviamo a 6, quindi overboost 6, passiamo a high, quindi siamo un mid, anzi no, addirittura potencies high già subito da overboost 6, quindi già capite bene che quest'arma ad overboost 6 è tanta roba. È veramente tanta roba. Non mi sento di dire che sia un'arma estremamente sbroccata, perché non è un'arma estremamente sbroccata, però ricordatevi sempre che il gioco premia la velocità. Quindi il fatto che voi possiate buffarvi sia in attacco che in difesa in un colpo solo con solo 4 barre ATB è un vantaggio straordinario e non va sottovalutato, perché per fare una strategia simile dovreste utilizzare o due personaggi oppure un personaggio singolo che però sfrutta il doppio di ATB, 4 per mettere la difesa magica e altri 4 per mettere il buff fisico. Quindi capite bene che già avere praticamente 2 in 1 con 4 barre ATB è sempre una cosa positiva, senza considerare il fatto che se utilizzata come arma principale vi permette di ottenere anche il boost healing sia per tutti che singolarmente. Quindi è un'arma che fa praticamente un 3 in 1, letteralmente un'arma che fa un 3 in 1, e sinceramente non la sottovaluterei. Non la sottovaluterei proprio, è davvero una buona arma, buonissima, soprattutto in endgame secondo me è un'arma veramente buona. Ovviamente può essere opinabile il fatto che possa potenziare solo attacco fisico e possa aumentare solo difesa magica, ma questo comunque secondo me è anche opinabile dal fatto che potete utilizzare sia Eris così come si può utilizzare Matt. Quindi c'è chi preferisce utilizzare Matt, c'è chi preferisce utilizzare Eris, e ognuno gioca effettivamente il personaggio che vuole. È vero che adesso ci sono anche le armi che ci consentono di autobuffarci, ma autobuffarci ci permette comunque in un qualche modo di perdere DPS. Quindi avere un personaggio che si occupi soltanto di questo, secondo me, è un gran vantaggio da tutti i punti di vista. Detto ciò, ovviamente non c'è altro da dire per questo banner, quindi è un banner che comunque mi piace, ma solo per Eris. Mi dispiace per Tifa, ma in questo caso non mi piace. Tra l'altro l'animazione della Kamura Wand è anche molto rapida, quindi anche questo va sottolineato secondo me come punto in più, e basta. Fondamentalmente non ho altro da dire. Questo è ciò che penso del banner e queste sono anche le news del gioco che abbiamo in questo momento. Spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, in generale una vostra impressione è sempre una cosa positiva nei miei confronti. E detto ciò, io vi aspetto questa sera in live su Twitch per pullare ovviamente e anche per giocare insieme. Detto ciò, io vi ringrazio ancora e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!